Clady Cadio, ballerino professionista, protagonista di Non Solo Bolero, uno spettacolo di danza e cos'altro? Soprattutto di danza, solo di danza, ovviamente aiutato e supportato da una grande colonna sonora come appunto il Bolero di Ravello, Carmina Burana, di Orff e altre musiche popolari etniche che fanno sì che questo spettacolo anche grande successo. Ecco, la tua carriera ha avuto un exploit soprattutto grazie a delle trasmissioni anche televisive. Se ti chiedessi tra televisione e teatro cosa preferiresti? Beh, la carriera di qualsiasi artista penso in Italia, perché siccome l'80% degli italiani fa affidamento sulla televisione e io sono stato uno dei tanti, questa grande nave, insomma, e ho fatto il mio percorso artistico. La televisione è arrivata molto dopo, che comunque io ho iniziato già la mia preparazione, la mia carriera al teatro dell'Opera di Tirana, cioè in Albania, dopo la mia esperienza accademica. E sì, diciamo che arrivando così velocemente nelle case e nella gente, La televisione fa sì che arrivi a un successo più immediato. Da una parte la televisione dovrebbe divulgare in modo corretto e serio questa disciplina, anche perché se devo dire la verità, insomma, la danza non ho mai goduto un posto da privilegio nella cultura generale in Italia. Sicuramente in Italia sono altri settori, sempre nell'arte, nella musica, come quella dell'opera lirica, ma la danza è sempre stata la cenerentola, diciamo, delle arti. Non ti chiedo tra l'Albania e l'Italia che cosa preferisci, ma le Marche ti sono piaciute? Alle Marche sono molto legato. Uno, perché come dicevo prima, senza la telecamera sono legato a dei amici, colleghi, ma anche a una scuola che, non perché sono amici e colleghi devo parlare bene, però trovo che sia una delle poche scuole che ho, insomma, con Lola, che è la titolare di questa scuola, tra l'altro era una mia ex partner al Teatro dell'Opera di Tirana. Abbiamo ballato un passo due dei contadini di Giselle. E, insomma, mi siamo ritrovati, ci siamo frequentati professionalmente e, insomma, ho trovato che comunque le radici e gli insegnamenti dell'Accademia li ho visti nei piccoli, nei ragazzi, nei studenti che studiano tuttora in questa scuola. Grazie.